Di Maria Marchetta noi abbiamo avuto modo di parlarne spesso e nei vari riferimenti omiletici durante le messe, e perché già negli anni passati abbiamo presentato il libro Non riusciva ad essere triste, però le generazioni si succedono, si alternano e quindi aggiorniamo le cose. Questa sera, ecco, a parlare di Maria Marchetta sarà, come vedete, qui alla mia sinistra c'è la signora Santopietro Angela. E beh, per meglio capirci, noi ci siamo serviti dalla ditta Grassani, o no? Sì. Questa è una persecuzione. Giovanni Grassani, l'ingegnere, il responsabile della ditta Grassani, non è altro che il suo consorte, va bene? Quindi possiamo approfittare, anche se c'è qualcosa che non gira nel servizio automobilistico, ce la prendiamo con la moglie, così la parola arriva più sicura e più determinata. Anche la preside allo scientifico per un mese e mezzo. Qui? Sì, è poligono. Ah, beh, allora viene pure dall'esperienza di preside al nostro liceo scientifico, anche se per poco. Adesso è in pensione per la scuola, ha sempre insegnato. Allora, la cosa simpatica è questa, che la congregazione dei santi, quella del Vaticano, quella che fa i santi, segue le cause dei santi e presso cui dal 2004 sono depositati i documenti di Maria Marchetta, ha voluto un approfondimento delle testimonianze anche dei dati storici di Maria, perché non ha ritenuto sufficienti i documenti presentati prima. Allora ci siamo rimessi sotto, il vescovo ha nominato tutte le varie commissioni, eccetera, ecco, e siamo arrivati alla conclusione. Praticamente, quando era il 26? Ah, il 16, abbiamo con il 76esimo compleanno di Maria, ecco, abbiamo concluso questa prova suppletiva, questa raccolta di documenti integrativi alla prima, e a far parte della commissione storica c'era proprio la professoressa Angela Santopietro e anche il nostro professore e avvocato Rocco Gentile. Beh, che sentite, questo gentilmente si fa notare, si fa sentire più volte nella nostra piccola Basilicata. Ecco, hanno lavorato con molto impegno e praticamente, ecco, l'indirizzo, la riflessione che faranno è relativa agli studi che hanno fatto da un punto di vista storico e documentale proprio su Maria Marchetta. Allora, io premetto, ogni tanto intervengo, premetto questo, vi ricordate? Vi do un breve riassunto, diciamo, per sapere di chi parliamo. Parliamo di questa Maria Marchetta, grassanese. Grassano, ma di dove sta? In provincia di Torino? A nord sta. Sta in provincia di Matera, è nostra, no? Qui sono i vari grassanesi pure. Anche Rocco Gentile è grassanese. Ecco, Angela è di adozione, grassanese di adozione, Ci sono grassanese ormai vero? Però, da 40 anni. da 40 anni, quindi è nostra. Allora, per parlare di questa ragazza, tenete presenti i dati biografici, no? Nasce nel 39, bene, e nasce a Grassano, e nasce nel rione Capo Le Grotte, a breve distanza da dove è nato pure il sottoscritto, solo che lei mi ha anticipato di un anno, però
un anno in più, un anno in meno non è che sia stato granché. E allora i giochi erano tutti per la strada, non c'erano campi sportivi, la strada era il gioco, la strada e poi lo spiazzale della chiesa madre, presso cui proprio a breve distanza abitavamo tutti. Beh, una ragazza come le altre, spensierata, figlia di coltivatori diretti, come sono stato io. E il rione era molto popolato, i bambini ce n'erano a non finire, ogni famiglia ne aveva 5, 6, 7 e noi eravamo 7, Maria erano 5, 5, 6, 5 figli e la vita così di rione, tutti quanti ci conoscevamo non per soprannome, ma per, non per cognome, ma per soprannome, ognuno aveva il nostro tipico soprannome. Maria, questa la chiamavamo col soprannome Maria Guarina, Maria Guarina, sì. Comunque per farsi questo, niente, si va a scuola, la chiesa è un punto di attrazione, ci siamo tutti, là c'è un vecchio sacerdote, Don Peppino Candela, è un sacerdote lento, simpatico, ma dignitoso, buono, ecco. Dispiaceva ai contadini perché quando parlava non gridava e allora non c'erano i microfoni, quindi in fondo alla chiesa non si sentiva, a differenza di Don Innocenzo, un altro pure bronzino, che incantava tutti i nostri contadini perché alle 5 della mattina diceva la messa e diceva mio padre, si faceva sentire come Uscetta Banda. Ricordate che Uscetta Banda si faceva sentire e quindi era quanto dire, ecco. Però c'era un bel clima religioso, senz'altro. L'azione cattolica funzionava bene e c'era un laico, un certo Girolamo, pure lui, Marchetta, cieco, che è stata una grossa personalità, Grassano. Peccato che i grassanesi l'hanno dimenticato, quello andrebbe riscoperto e ripresentato. Presidente dell'Lega dell'Azione Cattolica, è entrato una volta pure nella giunta comunale, insomma, ecco, un cercatore di vocazioni. Io sono sacerdote perché mi ha mandato lui, mica mi hanno mandato in seminario i parroci, no, era il Girolamo Marchetta. Pensate che noi nel 70 ci contavamo i preti a Grassano con Don Paolo Amico, che oggi fa il compleanno tra l'altro, ma non è venuto quel furbo, si è andato a Roma. Ci contavamo, mi ricordo quell'anno, ed eravamo originari di Grassano, sacerdoti viventi, eravamo 32 nel 70. Da un conto che facemmo lui ed io, contammo 32 sacerdoti. Poi cominciamo a contare pure le suore, ma che ci sperdemmo, perché voi, tutte le congregazioni avevano i grassanesi, e chi lo sapeva dove erano andate a finire? Paese grosso. Beh, grazie a Dio, insomma, ecco, si seminava bene, i nostri sacerdoti hanno lavorato bene. Maria, la quinta elementare, e poi basta, perché non c'era nient'altro. Misero soltanto l'avviamento professionale, ma di indirizzo agricolo, e quindi chi voleva continuare doveva andare via. Maria va a Tricarico dalle suore discepole per fare la prima media con gli esami di ammissione che c'erano. Qui scoppia il caso e già dopo alcuni mesi, andò a ottobre, alcuni mesi dopo, mi fanno male le gambe, la mattina per alzarsi era molto lenta, qualche rimprovero da parte delle suore era inevitabile, dice ma dai, forza, se la scuola, gli orari, eccetera, insomma, ste gambe, a Natale viene a casa, ste gambe non funzionano,
mentre cammina ricordò una caduta che si prese proprio dinanzi a casa mia, e c'avevo pure un bel cappotto nuovo, allora gli riportavi i cappotti nuovi. Era più preoccupata del cappotto sporco che delle sue gambe. Insomma, si mette, è costretta a mettersi a letto, la sentenza è paraplegia flaccida, come si chiama oggi? Sì, non è paragonabile alla sclerosi multipla, più o meno. Si mette a letto e insomma si cerca di andare di qua di là, ma la sentenza è quella, resta a letto da 13 anni fino a, per 14 anni continui, fino a 27 anni, ecco, 27 anni, sempre così di pancia sul letto, sul gomito, a vedere il mondo dalla sua loggetta, ecco. E beh, è chiaro che non è che subito si è sottomessa, ha accettato l'evento, ha avuto le sue relazioni, le sue reazioni, però poi ha capito che quella malattia non era né una sventura, né un disastro, una calamità, ha capito che era solo volontà di Dio. Dice, ma allora se è volontà di Dio, la faccio. Quindi si è messa a fare la malata come si deve. E si mise a fare la malata così come ognuno, ogni altro ragazzo, ogni persona fa la vita nella sua professione. Non si meravigliò più di essere malata e capì che si poteva essere malate facendo una grande vita. Nulla da compiangersi, non si è mai ritenuta una sfortunata, ha fatto vari viaggi a Lourdes, per capire che la Madonna la voleva lì sul letto, ecco, proprio lì scrisse al suo padre spirituale, ho detto sì a Dio, e in questo sì a Dio si consuma tutta la sua vita. Però non è una morta segregata, una malata segregata, è una malata che vive nella vita del paese attraverso relazioni continue. Gli amici, le amiche le vanno a trovare, tutti i ragazzi del Lione andavano a giocare in casa sua, lei raccontava ogni giorno dei fattenelli che sentiva la radio, ecco, e viva, fa l'azione cattolica, poi fa catechismo, no? Incontra anche dei compagni che si sposano, era commovente quando le compagne si sposavano, uscendo dalla chiesa madre, salivano a salutare Maria. Ricordo quando sposò mia sorella, questa scena andava a trovare l'amica, che godeva, tu ti sposi, io faccio la malata, tutte e due facciamo la volontà di Dio, nulla di diverso, lo diamo a Dio, possiamo essere grandi sposandoci o facendole ammalate, no? E subito prese come connotato che non perderà più per tutta la vita la bontà sorrisa, direbbe Don Minozzi. Minozzi parla della bontà sorrisa, cioè una bontà sempre espressa in sorriso, in gioia, l'eterna sorridente, che non nasceva però da un'incoscienza questo sorriso, ma nasceva dalla consapevolezza di stare a fare qualcosa di grande, di enorme, che Dio le aveva chiesto. E quando la volontà di Dio si fa con gioia, perché San Paolo dice, il Dio ama chi si dona con gioia. No, non è detto che chi è ammalato deve fare l'ammalato sempre col volto, ecco, triste, no, assolutamente. E questo suo sorriso era la manifestazione di una gioia incontenibile e di una gioia che diventava infettiva, perché chi l'andava a trovare per consolarla non ci provava proprio, perché si accorgeva subito che Maria gestiva così bene l'incontro che a un certo punto al centro dell'attenzione non era la sua malattia, ma la persona che veniva a visitarla, che restava così come
trasportata in alto. E beh, poi lo diremo qualche altra cosa dopo. E Maria poi è attrezzata, guardate, di libri di preghiera, libri di lettura, una radio e un telefono. Dalla radio segue il mondo, con il telefono raggiunge il mondo per portare quella voce di fede e di fede missionaria che le urgeva dentro. È stata sicuramente la casa di Marchetta, Maria, quindi una delle prime che la sanno ad avere il telefono. Un telefono che per usarlo, ricordo, bisognava chiamare il centralino, dove c'erano delle ragazze lì, mi passa, si dava il numero, mi passa questo numero, quell'altro, eccetera. E queste, ecco, erano diventate le prime amiche di Maria, no? E Maria era collegata col mondo attraverso il telefono. Il telefonino non c'era, se no chissà chi avrebbe fatto. Avrebbe evangelizzato il mondo intero, eh? Il mondo intero. Che telefono per lei è stato strumento di missione, eh? Maria ha fatto la missionaria. Non era il collegarsi con le amiche per fare pettegolezzi o per perdere tempo. Il tempo non si perde mai. Così prezioso che non si può perdere. Va bene? La missione. Attraverso la radio, poi attraverso Radio Amica per i malati, è venuta a contatto con il problema che allora si poneva in maniera forte, l'unità della Chiesa. Gesù aveva detto, ecco, che tutti siano una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Oh, ma scherzate. Che il mondo possa prendere coscienza che Gesù è il Messia mandato da Dio, tutto questo è condizionato dall'unità dei cristiani. Se i cristiani non sono uniti tra di loro, bloccano la conoscenza di Gesù come mandato da Dio. Un gravissimo danno. Ogni divisione blocca la conoscenza di Dio. Ortodossi, copti, no? Che dico? Musulmani, protestanti, eccetera, no? C'era un grande movimento allora. Lei se ne appassionò tanto che arrivò a dare, a offrire la vita per l'unità della Chiesa. Il Signore, se è necessario che la Chiesa si unisca e c'è bisogno che la mia vita si bruci come un sacrificio, bruciala, io sono disposto a morire, perché i cristiani si uniscono tra di loro. Quindi quando il Papa Paolo VI va a Gerusalemme ad Atenagora, segue tutto, gli scrive una lettera, poi quando viene il capo della Chiesa Anglicana a Roma, scrive una lettera a tutti e due, al Papa e al capo della Chiesa Anglicana, che poi rispose, e l'abbiamo tutto, ve lo diranno. Ecco, e in quella offerta il Signore si trovò compiacente, perché finì l'incontro del Papa con il primate della Chiesa Anglicana e poco dopo Maria concluse la sua vita, il Giovedì Santo. In breve è questo. Maria non ha mai saputo però che era, viveva allo stato e al livello di santa. Gliel'abbiamo detto noi dopo, leggendola, scrivendola, la vita che ha fatto, no? Ecco, gliel'abbiamo fatto sapere, guarda che tu sei una santa bella o una santa grande e ci servi, perché in te noi troviamo una modalità di, come si dice, il cristianesimo di livello eroico, il cristianesimo totale, senza mezze misure, il cristianesimo senza i mai, sei però, cristiani e basta, senza condizioni, in toto. Ecco, adesso noi questa ragazza l'abbiamo
la stiamo portando avanti per presentarla all'intera Chiesa Cattolica come modello, per dire guardate che Maria era una ragazza, una signora, oggi sarebbe stata una signora di 76 anni, no? Dell'Italia meridionale, di Grassano, delle nostre terre, è diventata santa. Si può essere santa come lei, che ci manca? Ci manca niente. Il luogo è propizio, i tempi sono più che mai propizi perché sono tempi abbastanza difficili e i santi nascono solo quando la vita è difficile. No, fare i santi in mezzo agli altri santi, e che gusto c'è? Qui si tratta di fare i santi in mezzo ai diavoli, allora è bello, no? E Maria ci ha provato, ci è riuscita. Quindi gente è una di noi, tranquillamente, in cui si concretizzano i grandi ideali del cristianesimo. Io mi fermo qui per ora per darvi così il quadro. Adesso lascio a loro completare da un punto di vista particolare, e poi nell'intervallo, dopo che ha parlato la professoressa Angela Santopietro, che ci tratterà un tema suggestivo, la storia di una ragazza che sfocia nella storia del mondo, un fatto di un paese della nostra Lucania che acquista le dimensioni di una storia molto, molto più vasta e più larga di quella che è l'ambiente in cui si è verificato. Dopo l'intervento di Angela, il nostro cantautore, dov'è? Eccolo qui, Tonino, ha fatto un bel canto a Maria Marchetta. Sapete che Tonino è un ispirato, io non lo so come faccia, ma quando gli dici guarda Maria Marchetta è come se si accendessero tutte le luci in testa e il cuore bruciasse, e prende la chitarra e via e ti caccia fuori emozioni straordinarie, bellissime note e parole che reggono queste note e che diventano trasmettitrici di messaggio. Ecco, dopo lo sentiremo. Grazie e ad Angela. Grazie. Devo dire che Don Michele mi ha rubato parecchio materiale. No, scherzo, che c'è molto, molto da dire, pur nella pochezza dei documenti che vi ho avuto il dono, il regalo fattomi da Don Paolo Ambrico e da Sua Eccellenza il nostro Vescovo Vincenzo Rufino, che mi chiesero di far parte della commissione storica per esaminare i documenti esistenti di Maria Marchetta, molto pochi in verità, adesso vi dirò quali sono. E quindi per me è stato come un grande regalo, perché ci ha permesso, con tutta la commissione storica, eravamo 5 persone, e quindi di riflettere anche molto, e quindi diciamo una spintarella a migliorare anche la nostra vita, che diciamo i cristiani quando si fa una scelta di fede si è sempre in cammino, e ogni giorno ci si interroga e ci si contesta, se non altro io mi contesto da sola. E quindi leggere di Maria Marchetta, o meglio intuire, perché noi non abbiamo avuto le sue lettere, abbiamo avuto solo quelle che il padre spirituale ha scritto a lei, quindi intuirla attraverso le risposte del padre spirituale è stata una scoperta, una meraviglia, è stata una cosa grande, un dono prezioso per me, io l'ho considerato. E quindi sono grata a Don Paolo, al Vescovo,
e a Maria soprattutto, che probabilmente, ecco, dice, a volte cerchiamo i regali. Anche questi sono interventi di persone che sono nella luce di Dio, che sono gradite a nostro Signore. E quindi pensando questo, forse con un po' di superbia, diciamo, forse il Signore ha un occhio anche per noi, no? Però noi sappiamo che il Signore, lo dice sempre Papa Francesco, il Signore ha occhi per tutti, non ci dobbiamo meravigliare, né dobbiamo temere di aver peccato, perché Lui non aspetta altro che accoglierci nella sua misericordia. E quindi questo, sono stata fortunata in questa storia. E Maria, Don Michele è stato il primo a scoprire e a intuire questa cosa, io già gliel'ho detto nella chiusura, con il suo libro, far conoscere questa ragazza e quindi cercare di portare avanti un cammino che chiaramente è molto lungo e poi nella nostra situazione con pochi documenti diventa ancora un po' più complicato. E quindi mi ha dato un titolo per oggi, dice la storia di una ragazza nella storia del mondo. Io lo ribalterei, cioè la storia del mondo nella storia di una ragazza. Perché questo? Perché il mondo che è così grande, che ha la sua storia da miliardi di anni, viene abbracciato da questa ragazza, quindi diventa la storia, cioè il mondo nella storia di questa ragazza in un contesto. Maria nasce nel 39 e vive fino al 7 aprile del 66, quindi un tempo per la nostra Basilicata assai difficile. Lasciamo stare attraversato dalla seconda guerra, ma il dopoguerra nelle nostre parti, nella nostra Basilicata, era altro rispetto al resto dell'Italia, no? E d'altra parte tutti più o meno conosciamo un po', Cristo si è fermato a Erboli, ormai è diventata un vessillo. E quindi questa ragazza, in un ambiente, perché i suoi genitori erano contadini, quindi un ambiente estremamente semplice, ma nel paese tutti erano estremamente semplici, le autorità erano il medico condotto, il farmacista, il parroco, ed era finita lì. Quindi tutto il resto era di una semplicità estrema e anche culturalmente di un limite molto grande. Quindi questa ragazza che riesce, frequenta con passione la scuola, e questo lo abbiamo dedotto da alcuni quaderni, un paio di quadernini del, penso più o meno dovevano essere della quarta o quinta elementare, in cui erano scritte, ricopiate delle poesie, e poi un altro in cui c'erano delle ricerche sui santi, e in particolare San Giuseppe, che era il suo santo preferito, la Madonna, e aveva poi più in là aveva un'altra santa, Santa Gemma Galgani, che almeno dalle nostre parti non è una santa molto conosciuta. Io però la conoscevo perché da bambina mia madre invocava spesso Santa Gemma Galgani, e mi chiedevo chi fosse questa santa, e adesso che non c'è più ho trovato in casa dei miei un libro sulla storia di Santa Gemma Galgani, che scritto dal suo padre spirituale e risale al 1907, quindi vi lascio immaginare diciamo la forma, i pensieri, non sono. E probabilmente penso che Maria, che conosceva questa santa, abbia preso ispirazione nella ricerca dei suoi fioretti e delle sue mortificazioni dalla storia di questa santa, che era diciamo quasi in quell'abbraccio di amore di Gesù nei suoi confronti, chiedeva di essere, di provare di essere vicina a Gesù sulla croce.
E quindi Gemma veniva tentata continuamente dal maligno, no? Così come non so, è stato anche per Padre Pio, per altri, nostri santi. E quindi penso che lei, secondo me, questa è una deduzione che ho fatto io, ritengo che lei avesse in qualche maniera si ispirasse alla storia di questa santa nel chiedere al suo padre spirituale il permesso di mortificarsi, va bene, come se ciò che già aveva non fosse una estrema mortificazione. Quindi questa, ritorno, questa ragazza che poi da sola continua, legge, era diciamo alla ricerca di molti libri, che fa tesoro soprattutto della guida della zia, Anna Maria Bonelli si chiamava, che accanto a lei probabilmente è santa anche lei, perché questa zia si è dedicata totalmente alla cura della nipote nel momento in cui fu scoperta la malattia di Maria. E come diceva Don Michele, i primi tempi ci fu una ribellione, giustamente, perché una ragazza di 13 anni scoprire, che oltretutto era molto vivace, racconta Don Michele, perché giocavano, scoprire di essere stata privata della vivacità, e quindi fu qualcosa, però poi piano piano accettò la sua condizione e con l'aiuto della zia Anna Maria andò, fu avvicinata alle letture, soprattutto alle letture francescane, e tanto che io ho fatto, mi sono appuntata delle cose, lei nel 1951 a Grassano arrivano i frati, e i frati francescani, c'era padre Benvenuto Lisanti. E diciamo che la zia insiste tanto perché Maria incontri padre Benvenuto, finalmente ci riesce nel 53, e quindi vedete che donna comunque, che, perché lei era una, la zia era una terziaria francescana, aveva ricoperto anche dei ruoli importanti nel movimento, no, nell'ordine, sì. Allora, e quindi Maria, tanto che nel 54 entra nell'ordine francescano, e nell'ordine francescano dell'ordine segue, diciamo, quasi quotidianamente riceve l'Eucaristia, perché nel momento in cui arrivano i frati lei ha la possibilità di comunicarsi quasi tutti i giorni. E cioè, con la spiritualità eucaristica Maria si unisce a tutta la Chiesa, e questo fu, diciamo, con tutta la Chiesa tutta l'umanità. E della spiritualità, diciamo, francescana, lei osservò quattro punti: l'obbedienza, la semplicità, la povertà, la letizia. L'obbedienza è perché obbediva al padre spirituale e ai sacerdoti, e infatti lei chiedeva al padre spirituale, questo chiaramente si deduce sempre, noi abbiamo esaminato 83 lettere del padre spirituale, e sono le lettere che sono intercorse tra Maria e il padre spirituale, padre Simplicio Cantore. Diciamo che questa corrispondenza iniziò nel 1954 e finì nel 1962, finì, cioè nel senso che in questo periodo c'erano delle lettere una al mese, quindi più o meno 10-11 all'anno, e probabilmente Maria ne scrive anche qualcuna di più, però purtroppo poi il padre, dopo la sua morte, dopo un po' le distrusse per anche una diciamo riservatezza, un rispetto di riservatezza. E però poi lei scrive al padre una nel 1963, una nel 64, due lettere nel 66, un'altra lettera, adesso vi dico. E quindi Maria viene, diciamo, inizia perché casualmente padre Simplicio viene a Grassano da Potenza alla ricerca di fondi per il loro convento,
e quindi incontra Maria e Maria gli chiede di diventare il suo padre spirituale. Aveva 15 anni, aveva già diciamo accettato la sua condizione e aveva fatto la sua scelta. E quindi inizia diciamo a dicembre del 54 il percorso. Questo percorso che la porterà diciamo a guardare, a interessarsi della Chiesa, del mondo, a scoprire sempre di più questo cammino spirituale e a unirsi a Gesù e Eucaristia. Nel 56 fa il primo viaggio a Lourdes e lì torna con l'Unitalsi e lì tornerà cambiata, come vi ha accennato Don Michele. Lei scrisse una cartolina al padre Simplicio e disse: ho detto alla Madonna come vuoi tu. Aveva capito, no, che la sofferenza era un progetto di Dio sulla sua persona. E quando torna si iscrive al Centro Volontari della Sofferenza. Il Centro Volontari della Sofferenza era un'associazione di persone malate e sane che fu fondato da Monsignor Luigi Novarese nel 47 e diciamo la consegna di questa associazione era: nella sequela di Cristo crocifisso e risorto, vivere la sofferenza senza lasciarsi sopraffare e viverla capendo il valore di salvezza che può esserci nel dolore dell'uomo quando si vive non come un problema condizionante, ma come una risorsa per il bene. Quindi la sofferenza come mezzo per fare del bene. E Maria questo l'aveva compreso, tanto da abbracciare la storia del mondo, in particolare la storia della Chiesa, e attraverso nel 59 ottiene diciamo inizia il Concilio Vaticano II, però lei nel 58 ha la radio e il telefono. Quindi nel 58 attraverso la radio lei seguiva Radio Vaticana, Sorella Radio, Radio Quaresima, cioè era in continuo contatto, quindi seguiva tutti i problemi della Chiesa, dell'unità dei cristiani e continuamente partecipe e diciamo che nel 58 fa un altro sacrificio, cioè chiede un'altra promessa e chiede al Padre Spirituale e aderisce alla schiavitù d'amore. La schiavitù d'amore è un voto, una promessa alla Madonna, cioè si offre tutta la propria vita per le intenzioni di Maria, cioè non diciamo più concedici questo, no? Ti offro me stessa, i miei sacrifici, le mie rinunzie, le mie umiliazioni, le mie mortificazioni per quello che vuoi tu. E questa era la schiavitù d'amore, molto, molto dura poi nelle sue condizioni, e anche perché lei era crucciata dalla storia a volte della famiglia stessa. In tutte le famiglie succede sempre qualche fibrillazione, insomma, e quindi lei era mortificata, oppure a volte delle parole che poteva sentire, ascoltare, e chiedeva al Padre. Poi diciamo, io questo lo dico perché abbiamo detto, nell'esaminare i documenti, i santi non è che sono santi specchiati sempre, hanno un corpo umano, un corpo di materia come i nostri, e quindi sono soggetti a tutte le pulsioni a cui siamo soggetti noi, e quindi la scelta e la fede profonda sta nel riuscire a dominare quelle cose che abbiamo offerto a Gesù. Questo è, e questo faceva Maria, però comunque aveva i suoi momenti di perplessità, se non altro per il timore di essere nel peccato, e quindi di questo poi parlava al suo padre spirituale, e il padre spirituale la diciamo
chiaramente la rassicurava e le impediva anche di imporsi ulteriori mortificazioni, perché già il suo stato di salute non permetteva quelle mortificazioni che si voleva, che voleva aggiungere Maria. Quindi nella diciamo, e questo per l'obbedienza. Poi la semplicità, altra qualità, no, cioè altra virtù che lei praticò, perché era sempre accogliente e disponibile. Allora in questo io mi sono segnato, volevo nel 20 anni dopo la sua morte, padre Simplicio Cantore scrisse per Focus, un giornale francescano, un ricordo di frate Focus, sì, ma c'è anche solamente Focus solamente. E disse, lo credo, cioè padre Simplicio scrisse: chi spinto dal desiderio di conoscere la paralitica o di tenerle un po' di compagnia, salita la piccola rampa esterna della modesta casa paterna, spingeva la porta a vetrina, subito si incontrava con gli occhi vivi e sorridenti di una simpatica fanciulla che giaceva sul suo letto bocconi, le braccia appoggiate sul cuscino e il capo sollevato e rivolto in avanti verso la luce. Non sembrava ammalata e col sorriso sulle labbra, senza prediche, senza parlare del suo male e di sé, insegnava a tutti come si soffre, come si ama soffrendo. E quindi lei stessa ebbe più volte a dire che le sofferenze fisiche non erano nulla di fronte a quelle spirituali. La preoccupazione di non amare abbastanza Dio, le ansie per il bene dei suoi, le tentazioni diaboliche. Comincia così la seconda parte della sua Via Crucis, che fu un silenzioso apostolato. Ormai Maria non vive più per sé, ma per gli altri. È riuscita a ritornare a Lourdes nel 59 e in di là scrive al padre spirituale: in questi giorni ho pregato per lei alla grotta di Lourdes. Ormai non pensa più a se stessa, ma agli altri, e si prepara al desiderio ardente di immolarsi per la Chiesa. E questo succede nel momento in cui Maria viene a conoscenza, cioè partecipa attraverso la radio, segue l'inizio del Concilio Vaticano II nel 59. E ancora di più, quindi si rende conto della storia, ecco, della storia del mondo, no? Quindi la storia del mondo che entra nella storia di questa ragazza. E nel momento in cui segue vivamente, e nel 64, quando Paolo VI si reca in Terra Santa e c'è il primo incontro con il primate, no, con il primate, con il patriarca ortodosso, dice in quella notte lei offre se stessa per l'unità dei cristiani. E questa, diciamo, questa sua offerta viene poi sarà comunicata al Papa, e lo stesso quando il Papa si incontrerà con il primate anglicano Ramsay, vescovo di Canterbury. E in quella notte lei ascoltava la radio, seguiva, e quindi aveva conosciuto i problemi di divisione nell'ambito dei cristiani, della cristianità, e nell'ambito del mondo, e quindi capisce il senso profondo della sua sofferenza, e allarga, cioè il suo dono non è più il dono per delle cose oppure offerto alla Madonna, ma offre la sua vita. Cioè fino ad allora aveva offerto le sue mortificazioni, le sue privazioni, la sua malattia, ma offre la sua vita per l'unità dei cristiani. E questo diciamo succede proprio nell'accoglienza. Io lo dico
nell'accoglienza, perché? Perché come accoglieva coloro che passavano da casa sua, molti andavano per curiosità, molti andavano perché volevano ascoltarla, molti andavano per consolarla, ma invece di essere consolati, cioè di consolare, se ne andavano consolati. E quindi questa era la meraviglia, no? E il dono che ricevevano. Era diventato un punto di passaggio obbligato, di incontro rispetto a questa ragazza. Poi un'altra virtù, diciamo, la francescana, la povertà. E questa era un'altra cosa, lei non chiedeva nulla. Pur già aveva lo scrupolo di pesare per la sua malattia alla famiglia e non chiedeva assolutamente nulla. Completava la povertà con la letizia, questo non chiedere niente, sempre con il sorriso, che era l'essenza della vita di Maria, ecco. E con il sorriso offre la sua vita per l'unità dei cristiani. Infatti nel 66, a marzo del 66, pochi giorni prima di morire, diciamo, perché mi pare la lettera risale al 9 marzo, lei scrive al Papa dicendo che aveva offerto in quella notte in cui nel 64 voi vi siete incontrati col patriarca Bartolomeo, allora io ho offerto la mia vita per l'unità dei cristiani. Lo scrive anche al primate anglicano. Poi si ricorda che non ha chiesto il permesso al suo padre spirituale, quindi scrive una lettera a Padre Simplicio per dire: vedete, io 2 anni fa ho offerto la mia vita per l'unità della Chiesa, e il padre spirituale dà la sua benedizione e il suo assenso. Ma la lettera, la lettera del Papa di risposta non è arrivata, non sappiamo. A volte abbiamo fatto adesso diciamo delle indagini, delle ricerche, sembra che le lettere vengano protocollate nel momento in cui c'è una richiesta, quando c'è una comunicazione, però insisteremo, vediamo se qualcosa esiste ancora. E invece è arrivata, le arrivò la lettera di risposta del primate anglicano il giorno dopo la sua morte. Lei si spense la notte tra il 6 e il 7 aprile, e il giorno era di Giovedì Santo, e i funerali furono fatti il Giovedì Santo. Il patriarca era Atenagora, mi sono sbagliata prima. Il Giovedì Santo, e io voglio lasciarvi, perché sennò penso che andiamo un poco con le ultime parole che disse il padre che celebrò i suoi funerali, e disse così: è morta nel giorno dell'Eucaristia, perché dell'Eucaristia aveva fatto la forza nella sua sofferenza, il bastone della sua vita e il sostegno per salire alla vetta del suo Calvario. Questa era Maria per il mondo, per l'unità della Chiesa. Quindi quello che voglio dire che esula dai documenti della storia di Maria, è che noi dobbiamo pregarla perché ci sia vicino, perché ci ottenga le grazie che chiediamo, e possibilmente far presente a chi succede, va bene, alcune cose, perché ora noi facciamo la richiesta, ma la necessità è anche un miracolo su cui la Chiesa deve poi ragionare, va bene? Quindi adesso Maria è serva di Dio. Noi la preghiamo, un altro, perché se lei è nella luce, e quindi potrà pregare per noi. E i miracoli sono, dicevamo prima, sono la conversione del cuore, e poi ci sono quelli delle necessità materiali, perché anche quelli non ci dispiacciono, soprattutto quando siamo nella sofferenza, nella preoccupazione, nell'ansia. Quindi,
innalziamo le nostre preghiere perché Maria scenda tra di noi e ci permetta di poterla pregare come una santa. Adesso la ricordiamo, la preghiamo, ma non ne abbiamo il culto, non lo possiamo fare. Quindi facciamo questo per noi, soprattutto per lei che aveva scoperto aveva scoperto e accettato fino in fondo la volontà del Signore, aveva saputo trovare la gioia nella sofferenza, e la sua gioia è stata quella di offrirla per l'unità dei cristiani e quindi anche per noi. Grazie. Ringraziamo di cuore, ecco, Angela, per l'intervento veramente bello, saziativo, ampio e probante. Cioè, ecco, si vede che è stata nella commissione storica, quindi quello che ha detto nasce da una storia. E pensando adesso, mentre lei parlava, mi è venuta in mente una bella frase di Don Minozzi, che poi io ho applicato a Maria. Don Minozzi dice: ma è facile essere eroi? Un atto di eroismo si può fare molto facilmente, più facile di quanto si crede. Così un male qualunque, quanto è breve, ci si passa su e va bene, tutto a posto. Dice: ma il sacrificio lento di ogni giorno, di ogni ora, per tanti anni, per tutta la vita, la malattia che ti tormenta e ti sfibra ora per ora, per mesi, questo è difficile. Nei primi giorni si dice: sia lodato Dio. Ma dirlo con uguale animo dopo mesi ed anni, questo è da santi. Qui l'eroismo è continuo, non è un atto di eroismo, è un eroismo continuo. E poi, ecco, Angela ha nominato spesso quella santa donna che era Anna Maria, la zia. Dominozzi dice: come è da santi conservare verso i malati invariabilmente il volto sereno, l'amore zelante, tenero, operoso. Quando scrissi questa vita non riuscivo ad essere triste, padre Lisanti, padre Benvenuto, mi disse: ma perché hai scritto la vita della nipote? Ma non potevi scrivere la vita della zia? Dice: forse era più santa la zia che la nipote. E la realtà è che tutte e due, ecco, vivevano uno stato in cui la santità era praticabile, l'una facendo la malata, l'altro curandola. Ma curandola, e veramente quella Anna Maria era straordinaria, con volto sereno, con amore zelante, tenero, operoso. Così si assiste ai malati e si diventa santi con i malati santi. Bene, allora adesso la parola a Tonino e poi a Rocco. Maria Marchetta era una bambina come tante, amava la vita, amava giocare, le piaceva andare a scuola. Maria Marchetta era il sorriso che volava, volava alto tra la gente nel suo paese che lei amava. Maria Marchetta era la gioia, la speranza e il futuro. Maria Marchetta aveva solo 12 anni quando fu costretta nel letto dalla malattia. E allora
perché la croce è entrata nel suo cuore. Oh mio Signore. Maria Marchetta, con il dono della sofferenza, non riesce ad essere triste, sorride sempre, è in pace con il mondo. Maria Marchetta offre la sua malattia e prega ogni giorno per il bene di tutti, per i poveri e per i bambini. Maria Marchetta vive in un letto di preghiera e di missione. Maria Marchetta con la fede trasformato il suo dolore in amore. E allora Dio, 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 dove sei? Con te vicino lei non si lamenta più. E allora Dio, 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 vieni qui nella sua casa di Grassano, vieni qui, asciuga le sue lacrime. Adesso ha 27 anni e con il suo bel sorriso portala in paradiso. Sempre bravissimo, grazie, grazie Antonio. Bene, passiamo adesso la parola a Rocco Gentile, il vescovo è intanto venuto, così hai anche la gioia di sentirlo. Grazie a Don Michele. Ma in questa stanza la conosciamo bene, perché da quando venivo in vacanza con i miei genitori facevamo arrabbiare perché venivamo qua che era chiusa e non si poteva dare fastidio ai bambini, a quando ho partecipato, ho invitato in diversi convegni e saluto anche in fondo Rosario per l'invito che proprio quasi un po' un anno, forse un anno e mezzo fa, mi ha fatto per venire a fare un convegno qui, però di bioetica, perché mi occupo di questo. Quindi mi sento un po' così, un po' prezzemolo tutte le minestre a parlare sempre di ogni cosa, anche adesso della santità, anche perché cioè, non c'è peccato. Molto distante, sono molto distante dal rispondere. Però provo a dare sul titolo che mi ha affidato Don Michele delle suggestioni, diciamo così, di pensiero, che però proprio nel caso della santità credo siano delle narrazioni, dei racconti che spesso, poiché io faccio molti chilometri, poi uno fa a se stesso, e ho provato un po' a metterli insieme. Così per questo incontro, ricordando che fu proprio nel 1999 quando la prima volta, non ero ancora uscito dall'università, Don Paolo Ambrico, che Don Michele ha ricordato, erano vicini di casa, la via Roma di Maria Marchetta era piena di gente, ma anche di sacerdoti, poi sono diventati sacerdoti, dopo quel capo Le Grotte, che è un rione di Grassano, venitelo a vedere a proposito, diciamo così, proprio in quel 1999 fu invitato a Grassano Monsignor Zerrillo, che era il vescovo di Tricarico di allora, perché si preparava la chiusura della prima indagine del tribunale per la beatificazione e canonizzazione di Maria Marchetta, e in quell'occasione io ero
presidente della gioventù francescana, lo dico a Maria che è francescana, fui invitato come giovane a esprimere un, diciamo, un parere personale del resto, su come vedevo questa figura di Grassano, che allora noi cominciavamo a conoscere, non c'era stato un grande parlare di Maria, su Maria Marchetta. Voglio però iniziare questa narrazione con due passaggi, uno di Papa Francesco e uno di Papa Benedetto XVI, emerito, Papa emerito. E, Eccellenza, scusatemi se mi avventuro in percorsi dottrinali. Dice Papa Francesco, essere santi non è un privilegio di pochi, ma è una vocazione per tutti. I santi sono, come ognuno di noi, persone che, prima di raggiungere la gioia del cielo, hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. Essi sono uomini e donne che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono. Benedetto XVI diceva, che cosa vuol dire essere santi? Chi è chiamato ad essere santo? Spesso si è portati ancora a pensare che la santità sia una meta riservata a pochi eletti. Come può avvenire che il nostro modo di pensare e le nostre azioni diventino il pensare e l'agire con Cristo e di Cristo? Qual è l'anima della santità? Di nuovo il Concilio Vaticano II precisa, ci dice che la santità cristiana non è altro che la carità pienamente vissuta. Come grande e bella e anche semplice la vocazione cristiana vista in questa luce. Tutti siamo chiamati alla santità. Essa, la santità, è la misura stessa della vita cristiana. Ho voluto riportare questi due passaggi per delineare un po' l'orizzonte dentro cui un po' muovo il racconto che sto per fare, che sono delle riflessioni su questa ragazza compaesana che veramente stupisce. Ma stupisce in una semplicità, in una ordinarietà che però allo stesso tempo è straordinaria. E soprattutto nel nostro tempo, fatto con un velocissimo sviluppo scientifico, un velocissimo sviluppo tecnico e quant'altro, la maggior parte delle persone che per qualche motivo, in qualche occasione, ne hanno sentito parlare, da tutta una serie di aspetti che di per sé ti toccano e quasi ti costringono a pensare e a riflettere come in un confronto serrato tra la tua e la sua vita, tra la sua condizione e la tua, tra il tuo tempo e il suo. Un interrogare martellante fatto di 100 ma è possibile e di altrettanti incredibile, come dice il mio parroco, con la costante esclamazione, così giovane. Infatti, le cose che balzavano agli occhi a un 25enne del suo paese, di un paese totalmente cambiato nel 2000, erano proprio, uno, la non comune forza dell'accettazione della malattia, due, la ammirevole semplicità del vivere la sua situazione di sofferente, quale luogo di testimonianza del suo appartenere a Cristo, tre, la singolare e straordinaria offerta della vita per una causa che, considerando il tempo, la metà degli anni 60, e il luogo, la Grassano della dopo indagine sulla miseria nel quale era stato oggetto di studio, la indagine parlamentare, sembrava effettivamente troppo al di sopra di ogni pensiero, l'unità dei cristiani. A ben guardare, con una lettura attenta della vita della serva di Dio, i tre aspetti che balzarono agli occhi a chi parla, come hanno evidenziato e continuano a ricordare i conoscenti della ragazza ancora oggi, non sembrano un'aggiunta posticcia al corso della sua, ahimè, misera esistenza. Ma al contrario, io dico così, appaiono come tre emersioni normali, nel flusso di una fede straordinaria che rivelano, a mio avviso, la naturalezza e la naturale conseguenzialità tra la sua vita e la sua santità.
a conferma del resto del fatto che il cristiano, così ci insegna la Chiesa, ha in sé dall'inizio, per grazia, grazia gratis data, diciamo i medievali, tutte le potenzialità per essere santo, e che il suo cammino è un cammino di conformazione a quell'inizio, e che non per uno sforzo immane l'umano diventa più giusto, cioè santo, davanti a Dio. Viene ancora in soccorso la chiarezza ratzingeriana. Una vita santa non è frutto principalmente del nostro sforzo, perché è Dio, il tre volte santo, che ci rende santi. È l'azione dello Spirito che ci anima dal di dentro, e la vita stessa di Cristo risorto che ci è comunicata e che ci trasforma. Ha scritto San José María Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei: il grande segreto della santità si riduce ad assomigliare sempre più a Lui, che è l'unico e amabile modello. Per cogliere in maniera lampante questo, pensiamo per un attimo a Francesco d'Assisi, che ha cercato la conformazione totale alla persona di Cristo. È stato definito l'alter Christus. Provo a raccontare dunque, secondo questa lettura appena bozzata come un semplice annuncio, semplice premessa, questi passaggi che io ho considerato molto, molto veramente rilevanti dell'esistenza della giovane, per tenere desto lo stupore in senso cristiano, cioè al riparo dal sensazionalismo che caratterizza un po' anche il nostro tempo. Stupore che apre gli occhi, scalda l'animo e protegge dal cinismo, anche presente oggi, che rende e fa diventare tutto scontato. Alla fine porta ogni cosa al senza valore, alla indifferenza o alla piattezza, all'indistinto, all'umano tutto uguale, all'umano troppo umano, per dirla con un filosofo che si chiama Nietzsche. Una ragazza di non ancora 12 anni è oggi sicuramente in una definita e ben marcata adolescenza. Certamente, come ci direbbe la psicologia dello sviluppo, l'adolescenza è non solo il processo individuale della crescita, ma è tale crescita che avviene in un ambiente preciso che consente, agevola o frena lo stesso sviluppo. L'adolescenza degli anni Ottanta, come facilmente si comprende, è differente da quella del 2015, e quella di Matera è differente da quella di Singapore, ed è davanti agli occhi di tutti come progressivamente negli ultimi 10 anni si sia sempre più spostato verso il basso l'inizio dell'adolescenza. Per cui si immagini, all'inizio degli anni 50 invece, in un paese povero e senza grandi stravolgimenti come Grassano, i 12 anni sono sicuramente quelli di una bambina più che quelli di una ragazza. Si prova ad incontrarla mentalmente, adesso immaginiamo, lì in via Roma, il cuore del quartiere più antico di Grassano, il cuore del quartiere più popolato e anche più povero, dove la gente sa tutto di tutti. Non perché è un impicciona, perché fa gossip, ma perché la comunità ha la vita in comune, dove le porte sono aperte sempre, dove quando accade qualcosa si corre subito in soccorso. Sono tanti i racconti dei nonni che quasi nostalgicamente rievocano che da timbe quei tempi, con gli occhi lucidi molte volte. Nella sua completata infanzia, Maria, che tutti conoscono come bambina vivace, scherzosa, leader di gruppo, e mai troppo distante dal vertice di quel rione, la Chiesa Madre, deve, stranamente, tornare a casa da Tricarico, dove si è iscritta alla scuola media delle suore discepole, perché il suo corpo non sta dietro al suo animo. Le forze fisiche non stanno dietro al vigore psichico. Si pensi che negli anni 50 non si ha accesso, men che meno a Grassano, a investigazioni diagnostiche e a visite iperspecialistiche, mentre la medicina nel quadro nazionale e internazionale già fa progressi eccellenti nell'ambito del sistema nervoso. Ad esempio nel 1951 Levi Montalcini scopre il fattore di crescita delle cellule nervose. Invece in quel 1951 Maria si ferma a letto, leggendo appunto dal di dentro una esistenza, per quanto è complesso farlo e al limite anche delle stesse possibilità. In un quadro ambientale siffatto, una bambina che si ammala e non si sa perché, è tra le cose che dispiacciono a tutti. Pensiamo, che fanno dire c'è peccato, che sfida le certezze di una comunità che perde molte persone per malattie,
e anche ordinariamente è abituata al suono da campanella, la campana piccola che suonava per le morti degli infanti e dei neonati. Ovviamente, chi in tenera età è fermato da una malattia, della quale peraltro si sa pochissimo, e non si sa nemmeno dove andare esattamente a chiedere lumi e aiuti, che scontatamente avvia il contesto familiare, la comunità, ma ancor di più induce più o meno celatamente il soggetto stesso, pur giovanissimo, alla rassegnazione, grida il suo stato, grida la sua condizione, grida il suo destino. Chi gli sta vicino, chi gli stava vicino, come ha fatto a non dirle che tutto si sarebbe messo a posto, che ogni cosa si sarebbe risolta e che un signor da d'aiutare, senza essere visto da quella vita a cui la vita si fermava come uno degli amici di Giobbe. L'umano parla la lingua dell'umano in ogni tempo, ad ogni età, e considerando la semplicità della famiglia di Maria, che grandi orizzonti non avrebbe potuto mostrare né a parole né a fatti, ma con la vicinanza della zia Anna Maria, angelo custode dell'esistenza e della cura, della presa in carico integrale che non finisce mai, quell'umano, secondo la mentalità del cinismo suddetto, superato il grido iniziale, aveva come destino l'attesa, vestita di rabbia e spenta nel livore del ricordare a se stessa la propria condanna e probabilmente della maledizione di ogni proprio giorno. Un'analisi simil scientifica ne riuscirebbe a giustificare tutto lo svolgimento nel quadro psicofisico, e oggi, nel galoppante riduzionismo alla moda, forse qualche neuroscienziato lo porterebbe come caso per evidenziare le reazioni della materia grigia sotto l'impulso degli stimoli nocicettivi e delle condizioni ambientali avverse. Invece no. Il Signore conta le lacrime delle donne. Già quando mi imbattevo in Maria Marchetta, questa frase la riportavo in quella relazione, che è una frase della Kabbalah, un libro della mistica dell'ebraismo, ripresa da un passo del Talmud, il libro del commento del maestro, i Zaddik, che insegnano ai discepoli della sinagoga, e dicevo: per il Signore le lacrime delle donne pesano. Quasi soffrisse, così insegna l'ebraismo, la sapienza ebraica, quasi soffrisse con la donna, la creatura più fragile e più sensibile, quasi si facesse Dio stesso corpo per contenere quella costola tirata fuori dall'uomo. E non chiude Dio il cielo a quel buio che esistenzialmente si capisce bene è la percezione della morte come sintomo della fine. Invece si apre un orizzonte nella vita di Maria. Si apre un orizzonte nella normalità più normale, nel corso delle cose più conosciute, con le tappe già segnate, con il cuore rallentato già prima che rallentasse il suo battito, davanti ad un quadro tanto chiaro oscuro, tanto definito nei tratti, quanto misterioso nelle figure, si schiude un inizio nuovo. Un fatto nuovo che è dentro la vita e che irrompe quando quella vita inizia a vivere con densità, non lasciando che le cose da fare siano più importanti di te, perché tanto tu sei bloccata, non conti più niente, così si direbbe oggi. Quando ti incontri con il tuo te stesso e ti rendi conto che il tuo te stesso non appartiene più a questo giorno, a questo mese, a questo anno, a questo luogo, ma appartiene ad un chi che ti muove, che ti fa essere, che ti costituisce. Quel letto con le sbarre di Maria non chiude come in una prigione, ma apre come su una finestra, una vista più larga, dove l'io è sia il chi vede, sia il chi è visto. Questo io, a questa vista, comincia ad essere il punto fisico, dove la speranza rinnova tutto, attraverso cui si schiarisce il senso e si imparano tutti i significati e si inizia a insegnargli al mondo, come faceva Maria, spinti da una forza dell'annuncio che è difficile trovare anche nei missionari più ardimentosi. La naturale accettazione della situazione terminale, dove terminale significa che da quella situazione uno non se ne può più uscire, supera la scontatezza della speranza. Significa che non vi è automatismo
e ancor più sorprendentemente, trattandosi di una bambina, questa normalità assolutamente non scontata, non meccanica, non automatica, inizia a colorare quel quadro e diventa strumento inatteso per una insperata ricostruzione. Essere in questa condizione, dunque l'essere esistenzialmente in un vivere in cui la mattina ci si sveglia, come diceva Don Michele, che credo abbia letto anche nel mio computer, oltre che nell'agenda di Angela, essere in questa condizione, dunque l'essere esistenzialmente in un vivere in cui la mattina ci si sveglia senza alzarsi, non si dice mi sono alzato, e la sera non si va a letto. È importante, secondo me, tenere ferme queste immagini, come se fossimo con Maria, come ho detto prima, per capire, facendosi toccare, quindi non una mera comprensione razionale, dal quadro antropologico della sofferenza. La serva di Dio è, forse anche come molte altre persone, un eccellente mezzo per imparare a leggere il sentire del sofferente e per stare accanto a chi quel sentire sperimenta, cosa che ci dice nel bellissimo e non banale termine compassione. Come fa il letto di questa ragazza e giovane malata in 14 anni ad essere una cattedra che trasmette agli altri i significati del senso dischiuso davanti a lei? Anche qui la normalità è straordinaria nell'essere compiutamente posizionata nell'istante, istante per istante, in tutti gli istanti, in quegli istanti in cui l'io fa esperienza di sé lasciando spazio all'altro. Un antico racconto dice questa cosa. Una volta domandarono a Buddha: chi è l'uomo santo? E gli rispose: ogni ora è divisa in un certo numero di minuti, ogni minuto in un certo numero di secondi, e ogni secondo in un certo numero di frazioni. Chi è capace di essere totalmente presente in ogni frazione, in ogni frazione di secondo, quello è proprio un santo. A me sembra che la giovane grassanese abbia raggiunto proprio questo livello, e quando leggo e rileggo la sua biografia scritta da Don Michele, immagino come sarebbe stata differente la situazione se nel 50 e poi nel 60 ci fosse stato il cellulare. Don Michele l'ha detto positivamente, sta così, la dico negativamente. Ci fosse stato il cellulare o lo smartphone con i messaggi gratis, WhatsApp, internet sempre a disposizione, e mi dico, semplice, tanta più compagnia in tanta solitudine, tanti più luoghi da visitare in tanta fissità di una stanza 3x5, tanta maggiore tristezza, tanta maggiore noia, tanta più grande individualità e tanta più piccola umanità. Insomma, mantenere siffatta condizione, naturalmente complessa, con la semplicità per stile, è davvero segno di forza e non di incoscienza. Sa di eroismo, come diceva Minozzi, che sfida la mediocrità del pensare a se stessi, del farsi come gli altri vogliono, rasserenando le angosce di altri e facendosi addirittura cirenei dei dolori altrui. Si pensi all'apostolato di questa semplice ragazza con il telefono, diversi gli episodi narrati dal biografo Don Michele, dello stare vicini oltre la logica del mal comune mezzo gaudio. Non ti preoccupare, passerà per tutti, che ancora cinicamente anestetizza lo spirito rinchiudendolo nei determinismi della materia. E non si muove per inerzia, questa semplicità richiede nutrimento e alimento per essere nella fermezza non mossa, non sbiadita o slavata. Maria cerca una regola, chiede al padre spirituale, come ci ha ricordato la professoressa, chiede al padre spirituale di darle una regola. Che faccio la mattina? Che faccio a quest'ora? Che preghiera faccio il pomeriggio? Cioè Maria cerca ciò che la può animare e saldare, oltre le contingenze dei suoi giorni e i dolori o la fissità della sua posizione. Cerca una palestra per il suo spirito. Una ragazza di 16 anni che invoca la presenza di un padre spirituale, che chiede a lui un regolamento di vita spirituale, è quasi l'evidenza di tutto ciò che fino a adesso abbiamo detto. Infatti appare la centralità della risposta a Cristo e il suo umano trasformato da lui, tanto che il modello è anelato costantemente
perché senza il modello ci si sente di meno, ci si sente meno degni, ci si sente meno compiuti. La misura alta della vita, anche della vita che non si muove, non lavora, non fa sport, non abita le piazze, non mangia o non fa diete, come si fa oggi, la misura alta della vita è il compiuto centramento in Cristo. Come a dire, se più si è più umani, se cristiani. A mio avviso la lezione di Maria è proprio questa. Cristo è garanzia di un umanesimo integrale, visto che si va verso Firenze. E stare con Cristo è il desiderio di pienezza, di vita gustata pienamente. Si badi. Io sono certo che anche chi non è cristiano può essere toccato dalla sfida ad un umano più. Questa è un'espressione di un frate francescano, professore, padre Gerardo Cattaropo. L'umano più, che la serva di Dio lancia nella sua semplicità straordinaria. Non cristiano che avrebbe a stupirsi in positivo dei cristiani se incontra Maria. E di questa cristiana proprio, come l'anonimo autore, come lo sarebbe, come lo è stato l'anonimo autore della lettera di Ogneto nel secondo secolo, quando questo autore scriveva: ma sti cristiani amano tutti e da tutti vengono perseguitati, non sono conosciuti e vengono condannati, sono uccisi e riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano. In ultimo, Maria fa un'offerta al Signore e fa l'offerta della sua vita. Ora, il costante cinismo ancora di oggi ci farebbe muovere in una direzione opposta a quella cercata da Maria. Poi, la parcellizzazione dei significati che in genere le analisi di ogni scienza sperimentale umanistica tendono di compiere per avere il dato finale in se stesso finito, e che poi deve essere esplicativo del fenomeno che si vuole dimostrare, ci porterebbe ad essere superficiali, a tendere cioè alla superficie nel considerare ciò un esito straordinario. Il bisogno, da parte un bisogno normale di questa ragazza, il bisogno da parte dell'immanenza che vuole, stanca di vivere, la trascendenza. Magari nel momento più grande della sua stanchezza, tipo non ce la faccio più, Signore, vienimi a prendere. Invece no. Il contenuto dell'offerta e il suo valore è indubbiamente il segno che il cuore di questa giovane è colmo di un amore infinito ed è ormai pronto per debordare, cioè per informare di sé ognuno, ma anche capace di cedere l'ultimo residuo di sé, l'ultimo residuo delle proprie molecole e della propria libertà, della propria materia e del proprio spirito, nelle mani di colui che vive ormai stabilmente, cioè che abita la sua persona. Ancora di più, l'offerta è portata al cospetto di Cristo stesso per poter essere strumento, ancora francescanamente, di unità per i suoi figli. Io penso che non penso che questa ragazza avesse grandi nozioni di teologia, né di dogmatica né di ecumenismo, ma sicuramente sperimentare che ha avuto questo desiderio grande o questa larghezza di vedute e questa vastità di cuore, cioè di carità, sia stata veramente l'azione stessa dello Spirito. E questo caratterizza, a mio avviso, la santità di questa giovane, la santità di questa cristiana. Grazie Rocco, ci hai portato molto in alto, vero? Perché ci ha fatto scendere nel profondo dell'animo di Maria. Una lezione veramente bella da conservare agli atti e da meditare, perché può essere molto stimolante per ognuno di noi. Ieri all'omelia abbiamo parlato di Maria come di una cristiana, come di una esistenza trasfigurata. Maria, ho detto ieri che è stata una donna cristiforme, è riuscita a modellarsi sulla forma di Cristo, sull'immagine di Cristo. Sì, è un'esistenza trasfigurata,
ed è un'esistenza trasfigurante, perché incide anche su di noi e invoglia anche noi a fare quel cammino. E la sua forza, l'ho fatto notare l'altro giorno pure a Scanzano, abbiamo parlato di lei, sta nel fatto che Maria è stata una orante continua. Lei si rifaceva molto a San Francesco. Nella vita di San Francesco, e Tommaso da Celano a ricordare l'episodio, dice quando San Francesco si convertì e poi disse: e mo sta conversione come la leggo, come l'alimento, mi può morire in mano. E si accorse che non sapeva pregare, e fu allora che si mise d'accordo con un suo frate, si faceva chiudere in una stanza lì, dice: guarda, per mezz'ora io chiudermi, anche se grido non venire ad aprire, devo stare qui. E non sapeva pregare, si faceva chiudere, poi si sentivano gli urli: basta, non ne posso, aprimi, ma il frate aveva avuto l'ordine. E così, dicendo preghiere, dice a un certo punto Tommaso da Celano: in questo modo Francesco finì per non dire più preghiere, perché era diventato tutto una preghiera, totus factus oratio. Beh, Maria con la sua preghiera è diventata trasfigurata e ha lavorato e si è preoccupato, è stata una responsabile della Chiesa, una costruttrice di Chiesa, dico, non soltanto una cristiana consumatrice di Chiesa. La Chiesa ha dato tutto a lei, ma lei non è stata solo una passiva nella Chiesa che ha avuto senza nulla dare, ha dato tutto, ha dato anche la vita. Perché Maria è stata sempre una creatura che ha lavorato per essere completamente espropriata di se stessa e vivere sempre in funzione degli altri. Perché tutti gli altri fossero completamente di un altro con la lettera maiuscola, fossero tutti di Cristo. Il telefono, la radio, le sue preghiere erano in queste funzioni. Io, pensando lì a quella stanzetta di Maria, quando passo ogni volta, dice: eccola qui. Maria era proprio quello che aveva in mano, una radio ricevente e trasmittente. Si caricava di Dio e lo trasmetteva continuamente agli altri, col telefono e con le parole, in tanti modi. Ecco, una donna per questo, una ragazza per questo, molto vicino a noi, e nella normalità straordinaria, come Rocco ha accennato, e ha saputo mettere veramente uno spirito molto alto, perché è tutta pervasa dall'amore di Dio. Insomma, ecco, ricordiamoci bene, Maria è stata una grande orante, però la preghiera non era un episodio in lei. Quando si visitava, si aveva l'impressione che la preghiera in Maria fosse uno stato permanente. Lei non è che ogni tanto diceva preghiera, viveva dentro la preghiera, come un pesce immerso continuamente nell'acqua. Era un quadretto che volevo trasmettervi. Adesso diamo la parola a Sua Eccellenza, mentre lo ringraziamo per quanto, fin dal primo momento, da quando l'hanno fatto vescovo di Tricarico, ha voluto fare a vantaggio della causa, impegnandosi, spronando, spingendo continuamente, ecco, fino ad arrivare alla conclusione di questa ultima parte che abbiamo appena concluso. Bene, a lei, Eccellenza. Buonasera.
state tutti bene, vi vedo bene, da quelle che stanno laggiù fino a qui davanti, e dico grazie a Don Michele per questo invito e tento di essere breve perché mi avevano detto che alle 6:30 dovevate essere a messa, quindi sono andati bene i preti perché la meditazione ai preti a questo punto l'ho fatta ridotta, infatti sono meravigliati di questo. Bene, il compito mio è quello di fare sintesi di quello che è stato detto, quindi non devo dire niente di nuovo e non dirò niente di nuovo. La sintesi qual è? Allora, diciamo così, Maria Marchetta, una donna normale che ha vissuto in un modo totalizzante il suo rapporto con Cristo. Una donna normale. Normale perché? Perché sono tanti che muoiono giovani, sono tanti che restano a letto con una malattia, sono tanti che riescono anche a saper soffrire con dignità. Qual è la specificità della vita di questa ragazza? La specificità è questa, è che tutta la sua vita ha trovato in Gesù Cristo il centro unificante. Cioè, la vita di Maria è una vita concentrata. Concentrata proprio in Cristo. Cioè, concentrata in Cristo. Per cui, diciamo in questo modo qui, il rapporto di Maria con Gesù Cristo è un rapporto totalizzante, un rapporto onnicomprensivo, un rapporto diciamo quotidiano, un rapporto quotidiano, un rapporto non formale, ma un rapporto vitale, esistenziale. Cioè lui con Gesù Cristo ci parlava, quello che ha detto proprio adesso Don Michele, lui ci parlava veramente, lui pregava veramente, lei pregava veramente, credeva veramente nelle cose, in questo rapporto con il Signore. Allora, Maria, una donna che si, come dire, determinata dal suo rapporto con Cristo, dal suo rapporto con Cristo. E allora a questo punto è evidente questo, che la fede non è un appellativo della sua vita, non è un fatto decorativo della sua vita, né tantomeno formale, ma la fede è la forma della sua vita. Guardate bene che di donne così ce ne sono tantissime ancora, ce ne sono tantissime. Veramente il nostro popolo, come dire, è come sorretto dalla fede di donne come Maria. La seconda cosa che vorrei dire, ovviamente dicendo che la fede è onnicomprensiva nella vita di Maria, ho voluto dire anche quello che Rocco, Angelo non l'ho ascoltato, quindi non posso fare riferimento, ma so come la pensa, quello che ha detto Rocco, il cristocentrismo della vita di Maria. Seconda cosa, della spiritualità cristocentrica di Maria, in modo particolare c'è un aspetto che è, diciamo, congeniale con la situazione concreta di Maria, ed è la spiritualità pasquale. Cosa voglio dire? Ognuno di noi riceve un carisma. Qual è il carisma? Carisma è la Giovanni Paolo II diceva così: il carisma è la modalità concreta con cui il Signore incontra te, che hai quella faccia, che hai quel carattere, che hai quella storia, e in quella storia, con quel carattere, con quella faccia, tu dialoghi con il Signore e incontri il Signore. Per cui ognuno di noi c'è il suo carisma.
va bene? Poi ci sono alcuni che hanno avuto, diciamo così, un carisma così coinvolgente per cui l'hanno saputo condividere, ecco che poi nascono i movimenti, eccetera. E lì è perché quel carisma è stato proprio come condiviso da tante altre persone e allora nasce un movimento di grazia, che poi il movimento è un movimento di grazia del Signore. Allora, qual è il carisma di Maria? Cioè, qual è la forma specifica con cui il Signore ha incontrato Maria e Maria ha detto sì al Signore? È stato proprio il modo con cui Maria ha saputo accettare la sofferenza. Ma per accettare la sofferenza in quel modo, è stato il modo con cui Maria ha percepito la vita. Maria ha percepito la vita sempre come dono. Sempre come dono. Se la vita è un dono ricevuto, vuol dire che tu accogli il dono per quello che è. E non solo lo accogli per quello che è, ma tu lo comunichi il dono. Lo offri. La vita accolta come dono diventa dono a sua volta. Ed è la logica pasquale. Perché? Perché lì, nell'Orto degli Ulivi, il figlio ha sofferto veramente, mica ha fatto una finzione letteraria, ha sofferto veramente. E alla fine però ha detto sia fatta la tua, ma non la mia volontà. Tutto è compiuto. Ma tutto è compiuto che cosa? Tutto l'amore è compiuto. Cioè è compiuta la volontà del padre, ma è compiuta anche l'obbedienza del figlio. Ma è compiuta anche l'offerta che il figlio fa per la salvezza nostra. Ecco allora, la vita di Maria è vissuta nel rapporto esistenziale con il Signore, diventa accoglienza del dono e offerta di questo dono. Perciò, giustamente, Don Michele mette in risalto nel suo libro che non riusciva ad essere triste. Perché? Perché aveva ricevuto la grazia di saper accogliere la sofferenza che per Gesù era un problema. Gesù di Nazaret, il Gesù terreno, non il Cristo della fede, il Gesù terreno. Mi rivolgevo ad Alessandro perché sennò subito diceva, ma Don Vincenzo cosa dice? Allora, Gesù terreno dice, non vorrei soffrire, se vuoi allontana da me questa croce. E penso che nessuno di noi vuole soffrire, e Maria non voleva soffrire, cioè se non voleva soffrire Gesù, immagino se vogliamo soffrire noi, cioè, quindi non era uno che diceva quanto è bello soffrire, no, soffriva e piangeva e non voleva soffrire. Ma per quale motivo a un certo punto è passata dalla tentazione di rifiutare la sofferenza a dire che io accetto la grazia della sofferenza, il dono della sofferenza? Non è stato un fatto eroico, né una questione di volontà, è stato invece il frutto di una maturità, di una maturazione spirituale, di una maturazione spirituale. Quindi un cammino spirituale che è stato un cammino pasquale fino ad essere un tutt'uno con il Signore. E in questo senso, per esempio, tutta la sua vita eucaristica, anche la sua esistenza è un'esistenza eucaristica, un'esistenza grata, donata, dove si rende grazie al Signore, eccetera. E immaginate che il dono che chiedeva Maria al prete e all'insamiche era proprio quello di ricevere la comunione. Terza cosa, così vado veloce. Allora, una vita tutta determinata dal rapporto con Cristo, una vita tutta determinata dalla fede. La fede c'entrava con tutto. Quando era bambina giocava, c'entrava la fede. È andata dalle suore, c'entrava la fede. Stava con i familiari, c'entrava la fede. Ma non era bigotta.
C'entrava la fede vuol dire questo, che lo stile di vita era determinato dal rapporto con Cristo. Secondo, che la sua spiritualità è una spiritualità pasquale, dove cioè la vita è percepita come dono e la vita è a sua volta donata. Terzo, una cosa così non è casuale, si impara. Come si impara? Con una regola di vita. Anche questo accennato da Rocco. Con una regola di vita, c'era proprio una regola di vita. Se voi prendete il libro di Don Michele, vi dice proprio che faceva alle 7:30, che faceva alle 9:30, che faceva, recitava 3 volte al giorno l'Angelus, tranquillo, le lodi, l'ora media, i vespri, eccetera, eccetera. Poi faceva la Via Crucis, il Rosario, cioè tutto quello che tante vecchiette nostre fanno, proprio tante vecchiette nostre fanno. La mia mammina, che non c'è più da un anno, recitava 5 rosari al giorno. Aspettate, no, perché siamo 5 figli? Un rosario per ogni figlio, va bene? Perché qualche mamma diceva, non sono sicuri che proprio tutti quanti dite il rosario, nemmeno del figlio prete era sicuro, chiaramente. E quindi dice, non ti preoccupare che ci penso io a dire il rosario per te. Cioè, ma così, ma sapete quante vecchiette pregano per noi preti, per fortuna, per dire, ed è bellissimo. Allora, ci vuole una regola di vita per crescere, che in termini spirituali si chiama ascesi. Ecco, ragazzi e meno ragazzi, per crescere occorre che qualcuno si metta, che faccia un lavoro sulla sua vita, un lavoro che si chiama di ripulitura, si chiama ascesi teologicamente, di ripulitura, per far emergere in noi l'immagine pulita, bella. Papa Benedetto, in una conferenza, quando era cardinale, in una conferenza al meeting di Rimini, diceva così, che l'ascesi è come l'opera dell'artista che deve recuperare un'opera d'arte. Allora, noi abbiamo una statua, tutta ormai guastata, allora cosa devi fare? Devi far venire fuori l'immagine originaria. Allora devi togliere prima la polvere, poi devi scavare un po', devi stare attento a non andare, cioè ci vuole una regola vera e propria, però alla fine, se il lavoro è fatto come Dio comanda, alla fine viene fuori l'immagine originaria. L'immagine originaria è quella pulita, è quella bella, è quella santa. Noi siamo immagini di Dio, l'abbiamo guastata noi l'immagine. Attendi bene, per diventare santi non dobbiamo aggiungere niente all'opera di Dio, no, dobbiamo semplicemente rimanere come all'origine. E nel cristianesimo è una cosa bellissima, che la meta e l'inizio coincidono, o meglio ancora, la meta intanto è raggiunta in quanto ci riporta all'origine, perché all'inizio Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine, cioè un'immagine bellissima. Tutto quello che facciamo nella vita serve, sapete a che cosa? A guastare quell'immagine. Le nostre opere servono a quello, a guastare quell'immagine. Se riusciamo a non guastarla quell'immagine, allora se riusciamo a rimanere fedeli all'immagine originale, allora rimaniamo santi. Santi non si diventa. No, noi siamo stati voluti santi subito, perché la santità è di Dio. E nel suo rapporto e nel rapporto con lui. Vedete, allora ho esagerato un pochettino perché così uno se lo ricorda. Allora, Maria viveva ogni giorno dentro una vera regola. La regola non te la dai, te la dà la Chiesa attraverso i suoi pastori. Ecco perché Maria chiedeva la regola al Padre spirituale. Guardate bene. E qui mi insisterei un po', non si cresce senza un padre ed una madre. Cioè, voi siete la maggior parte delle donne. Per far crescere i bambini è stata necessaria la vostra opera, non solo per farli nascere, ma per farli crescere. Se questi poveretti li lasciate appena, diciamo, vabbè, li lasciamo liberi, li partorite e li lasciate liberi, muoiono poveretti, hanno bisogno di qualcuno che li prende per mano. Ebbene,
noi siamo eternamente bambini, cioè del resto Gesù ci ha detto se non ritorniamo ad essere come i bambini non succede niente per noi. Cioè abbiamo bisogno continuamente di essere, di rimanere discepoli, di rimanere figli. La condizione per crescere è rimanere figli, rimanere discepoli, anche quando si è padri. Intanto uno può fare il padre perché ancora segue qualcuno. Non c'è mai un momento della nostra vita in cui diventiamo autonomi, autosufficienti. Ecco, Maria ha insegnato questo perché ha vissuto sempre questo. Quarta cosa, la vita di Maria, tutto dentro questa regola, aveva nell'amore alla Madonna come il punto di riferimento metodologico, diciamo così. Il metodo della vita di Maria, Maria Marchetta, ripresentava il metodo della vita di Maria di Nazareth. Il metodo è uno solo della vita cristiana, quello del sì a Dio, un sì detto senza condizioni e sempre. Allora Maria Marchetta ha detto sì al Signore quando giocava con loro lì in questo rione, ha detto sì al Signore quando è andata dalle suore, ha detto sì al Signore quando è caduta malata, ha detto sì al Signore dicendo sì ai familiari, eccetera, eccetera, ha detto sì al Signore. E il sì al Signore però deve essere libero e consapevole. Maria, la Madonna, ha detto un sì consapevole al Signore, non un sì forzato o un sì così quasi come dire meccanico. L'ultima cosa, il sì al Signore passa attraverso il sì detto alla sposa del Signore, il sì alla Chiesa. Anche qui Don Michele ha detto già tutto, non devo dire altro, però ricordiamocelo questo, che non possiamo dire sì al Signore dicendo no alla Chiesa. Era come dire sì a Dio Padre dicendo no a Dio Figlio. Perché il metodo che ha usato Dio è il metodo dell'incarnazione. E la Chiesa che cos'è? La Chiesa, sentitelo bene, è la continuità di Cristo nel tempo e nello spazio. È Cristo presente qui in mezzo a noi oggi. Allora, tant'è vero che i santi non sono eroi. Gli eroi sono persone isolate, capaci di qualche gesto grande. Il santo invece è tale perché appartiene a una comunità, fa parte di un popolo. Non si diventa santi da soli, non si diventa santi da soli, si diventa santi facendo parte di un popolo. Ecco, Maria ha amato la Chiesa, la Chiesa parrocchiale, i francescani che stavano lì, perciò non è che si è andato a trovare chissà dove, erano lì, e quindi attraverso i francescani che erano nella sua parrocchia, poi Maria ha amato la sua diocesi, ha amato la Chiesa cattolica, ha amato tutti i cristiani, ecco l'unità per la Chiesa. Quindi non è stata un'invenzione di quel momento, no, l'amore per la Chiesa è stata la conseguenza quasi naturale di uno stile di vita che faceva dire a Maria Marchetta sì, come Maria di Nazareth, ma sì al Signore, sì alla Chiesa, sì alla modalità con cui il Signore l'ha chiamata a vivere in quel tempo. Ecco, diciamo così, in modo sintetico, la vita di Maria Marchetta è una vita straordinariamente normale nella sua fedeltà al Signore, straordinariamente normale nella sua fedeltà al Signore, però
È proprio questo miracolo, come diceva Giovanni Paolo II, il miracolo dei santi feriali, della santità feriale, questa misura alta, ricordate Papa Giovanni Paolo II, la santità che cos'è? La misura alta della vita ordinaria, non della vita straordinaria, no, perché o è per la vita ordinaria la santità oppure non è. Cioè, se è un impegno in più per me, ma chi me la fa fare? Cioè, o il Signore è importante per me, per giocare con gli amici, per cantare, per vivere, per vivere le cose normali della vita, oppure il Signore è un soprammobile della mia vita, è un soprammobile, può anche rendere un pochettino più bello il luogo dove sto, però non mi cambia la vita, non mi cambia la vita. Quindi possiamo imitare, io vi esorterei così, se è possibile, proprio conoscere meglio, ma anche proprio nei particolari, la vita di Maria Marchetta, perché è una vita possibile, cioè alla fine, io direi quasi così, che tutti noi possiamo vivere in quel modo. È una proposta possibile, non è una proposta troppo ardita. E con questo non sto sminuendo la santità di Maria, no, sto dicendo che è proprio una santa che serve a noi per camminare meglio. Io diciamo, auguriamoci di avere la fede di Maria, sia di Nazareth che di Grassano. Okay. Bene, ringraziamo ancora Angela per il suo intervento, Rocco, per la sua disquisizione molto profonda. Ringraziamo ancora Tonino per il suo canto e ringraziamo la sua eccellenza che ha saputo veramente concludere bene, diciamo, la grassanese, e meglio di così si muore di che la grassanese. Io sono di vostro, sono di tutti, non sono di grassanese. Ma poi è diventato parente di Grassano perché Tricarico è attaccato con Grassano, quindi qualche involuzzo lo subisce. Beh, credo che possiamo ringraziare Dio di questo incontro, che ognuno di noi, penso, dovrebbe tornare a casa più arricchito e stimolato, magari dalle parole del poeta, se non ti muove la forza di cotanto esempio, che stai? Dice, alzati e parti. Grazie di tutto. Volevo solo avvisare ancora di qualcosa. Sabato prossimo alle 4 qui c'è l'incontro regionale dell'ALERS, cioè un'associazione eucaristica che ha i suoi rappresentanti in tutta la Lucania. Vengono direttamente da Loreto, da dove si dirige questa devozione eucaristica. Gli adoratori del giovedì, diciamo almeno già di giovedì si fa, sia a Montalbano ci sono i rappresentanti, li ho sentiti eccetera, a Policoro non ci sono rappresentanti, cerchiate di partecipare, perché se possiamo ravvivare in tutta Policoro, non soltanto qui, dappertutto, agiamo per la chiesa, non per le parrocchie o le chiesuole, no? Sarebbe brutto. Ecco, se venite, ascoltate, partecipate bene, poi può nascere anche qualcuno che si può impegnare e rappresentare anche Policoro in questa devozione. Ci risentiremo dopo il giorno 13 per commemorare Padre Semeria, del quale ricorda appunto il giorno della morte. E per Padre Semeria voi vedrete gli avvisi, il 22, chi vuole potrà venire a Sparanise, dove è morto, e dove ci sarà una commemorazione nazionale, tipo quella che siamo andati a vedere ad Amatrice a ottobre. Io chiudo dicendo che la sorella di Maria, Rosetta, che sta qui a Bernalta, mi aveva promesso di venire, poi mi ha fatto sapere che la salute, ecco, non l'accompagna, spiacente, però mi dice di salutarvi tutti. Bene, grazie.
Sì. Diciamo la Ave Maria alla mano. Insieme. Avio.